Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao amiche, ciao amici. Quanto costa una fidanzata turca al mese? Allora bisogna distinguere se si vive qui in Turchia o se si porta in Italia. Allora le donne turche che si mettono con uno straniero normalmente si mettono con uno straniero per i soldi, punto, perché sennò preferiscono un uomo locale che è più semplice, che non se ne va, che sta qua, che conosce le tradizioni, la religione e tutto. Diciamo che lo straniero, anche italiano, ha il fascino della faccia europea. Come sapete, la maggior parte della Turchia sta in Asia e comunque la faccia europea si intende una faccia più italiana, francese. Poi piacciono anche i biondi, naturalmente scandinavi, inglesi, cioè tutto che va dalla Sicilia sino su in Norvegia, ma che non c'ha quella faccia turca, piace molto, però non abbastanza, secondo me, attenzione, per mettersi con la persona, dico questo è bello, questo è così, guarda questo è straniero, si interessa un po', ma poi basta. Ma perché si mettono con uno straniero? È perché pensano che lo straniero abbia sempre dei soldi. Ciò premesso, vi racconto qui Trabzon, una città sul Mare Nero, vi posso raccontare un po' la situazione qua. Allora qui per mantenere un ragazzo, una fidanzata turca, senza sposarla, dovete cominciare con una bella casa, un bel appartamento spazioso per due persone, quindi salotto più tre stanze da letto, vi costa 200 euro, ma nuova, bella, ecco, 200 euro. Poi viene luce, gas, queste cose qua. Qui le donne, il riscaldamento è sempre acceso perché vanno mezze nude dentro casa, mentre fuori forse vedete un po' meno, eh? Il velo non è che lo portano tutte perché sono quelle religiose, però comunque si coprono molto bene. E poi a casa è il contrario, qui il termosifone è sempre acceso, la luce, cose che qui costano pochissimo, però qualcuno si è messo a ridere, ma non per me, meno male. L'italiano qui non capisce nessuno, neanche l'inglese, solo il turco, quindi non c'è problema, possiamo parlare tranquillamente, perché anche l'inglese lo parlano pochissimi e lo parlano poco e male. Qui si parla il turco, è un po' l'arabo, lo capisco, al sud della Turchia, qualcuno l'ha preso come lingua straniera, e poi ci sono molti siriani qui, e quindi un po' si capisco, ma basta, il turco parla il turco, insomma. Ecco, sta zitte, perché noi non possiamo fare più la video, questo è un posto bello per fare video, questa è sulla piazza Meydan, la piazza principale di Trabzon, è sabato pomeriggio e qui c'è tutta la gente, siamo a due settimane prima del Natale e quindi sono tutti fuori perché qui si festeggia il Capodanno con i regali, con l'albero di Natale e quindi c'è gente fuori. Allora stavo dicendo, no? 200 per l'affitto, 700 per il gas, questi vogliono sempre il gas acceso. Poi se mangiate vi costa il doppio se avete la fidanzata qui. Qui se andate al ristorante una persona costa 100 lire turche, che adesso con cambio molto favorevole a noi sono 5 euro. Prima ne erano 10. Quindi 5 euro per mangiare fuori, adesso sono diventati comunque 10 perché siete in due. Poi vuole un sacco di profumi, vuole un sacco... Ecco, le turche sono molto molto pulite, non sentite le chiacchiere, i pregiudizi, no. Sono molto pulite, vogliono molti prodotti, ok? Vogliono l'intimo costoso, la borsettina, tutto. E quindi lì, vestiti qui costano di meno, ma costano. Poi tutto ciò che è cellulare, importato, costa come in Italia. Però se percepito lo stipendio turco poi fa male, fa molto molto male. Lo stipendio qui è di 300 euro. Quando si va a vedere lo stipendio medio c'è sempre il problema che ci sono anche i ricchi, i ricchissimi che incidono su questo stipendio medio. Quindi 300 euro qui a Trabzon non li prendono tutti, eh? È così, average, medio, ma non lo prendono tutti. Quindi immaginate se dovete comprare l'ultimo iPhone 14 con tutti quei gigabyte che vogliono, professionale, non so che cosa, io uso un cellulare che costa 50 euro, ecco, della Nokia. Però dico che queste donne vogliono tutto questo e sicuramente lo vogliono perché si mettono con lo straniero per questo soprattutto. Non necessariamente perché c'ha soldi, ma perché pensa che ci abbia la capacità di averli e di farli. Uno straniero europeo che non ha i mezzi per far soldi è inconcepibile. Quindi pure se dite che non li avete, non vi credano. Qui non dovete dire che siete dottore, dovete solo dire sono italiano e basta.
se cominciate a dire bugie vi scoprono e poi non va bene. Dite quello che è. Faccio, non lo so, un lavoro umile in Italia, sono venuto qui perché in Italia non ce la facevo, no? Penso che siete pieni di soldi, anche perché è chiaro, comprare un cellulare per noi non è poi così costoso come qui. E questi vogliono l'ultimo, è l'ultimo, però anche per noi fa un po' male, vero? E comunque vogliono l'ultimo modello dell'app, del Samsung, tutte quelle compagnie là. Non le insulto adesso perché sto su YouTube e non sarebbe giusto. Tutte queste cose qui che costano le vogliono. E quindi dovete calcolare, secondo me, per vivere insieme a una bella fidanzata turca, qualche volta c'è qualcuna che passa qui, però certo che non siamo, non lo so, non siamo in qualche paradiso, però una volta spogliate, credetemi che sono belle, sono belle. E sono belle, se vi piacciono le more, un po' magrine, così, sono belle. E quindi, ecco, la spesa, una persona qui si può vivere tranquillamente con 400 euro al mese, 300, 400. Se volete vivere bene, 500. Se avete la fidanzata, dovete vivere bene, quindi 500. Per due, 1000 euro. Quindi vi costa, diciamo che volete già vivere bene, dovete anche avere la fidanzata, quindi state spendendo 500. Vi costa il doppio, quindi 1000. Perché poi l'affitto, no? Una persona costa più che tu, anche se questa non partecipa a niente, perché dice che la famiglia non c'ha soldi. Una che si mette in osteria qui non partecipa a niente. Però comunque un affitto, una volta si paga le bollette. Poi attenzione, qui io comunque non voglio insultare, voglio solo dire come sono le cose in Turchia. E chiaramente non tutte si mettono con uno straniero, anzi, le donne qui sono serissime, bravissime e tutto. Secondo me il 10% fa questo gioco, ma se venite qui il 10% è tanto, trovate subito, insomma, capite? Mi seguite? Trovate subito, perché il 10% che fa questo giochetto è tantissimo se venite qua, è tantissimo, trovate prima qui che non in Thailandia, per avere un rapporto serio però. In Thailandia trovate subito, ma sapete quello che trovate, no? Qui trovate la fidanzata per un possibile matrimonio. Quindi queste donne qui sono bravissime. Il 10% fa questo giochetto che vuole portafogli mobile, vuole l'ATM, il bancomat, insomma, capito? E queste qui, il 10%, però, sono sempre brave anche loro, perché vi cucinano benissimo, ma benissimo. Quindi un ristorante poi dopo non serve più tanto per divertirsi, ma non mica per mangiare, solo per fare una serata bella, insomma, romantica. Ma no, perché non avete bisogno di qualcuno che vi cucina. Quella cucina vi fa la spesa, in turco ottiene il miglior prezzo possibile, fa la spesa, sa dove comprare, fa freschissimo, buonissimo, cucina sempre. Anche la colazione, già vi cucina la zuppa, il menemen, una cosa con uova, pomodori, peperoni, menemen, li fa. Tutte le specialità, insomma, ve le fa. Ed è buonissimo, ragazzi. Il pranzo e la cena, cucina tre volte. Pulire non dovete pulire, perché non vi lascia pulire niente. Noi abbiamo l'abitudine di fare noi, no, qui no. Vi sedete e vi serve, qui è così. Capite quanto è bello qua? Non si può negare, no? Penso che anche le donne che ascoltano dicono, ma guarda, sedersi così uno che fa tutto è fantastico, giusto? Ecco, qui è così. Poi se venite come donne, qui è proprio il paradiso, perché la donna europea qui è la principessa, quindi non ci pensate due volte, siete donne ascoltatrici, venire qui, bellissimo. So che la mia esperienza non è quella di una donna che viene qui, ma di un uomo, quindi non ve lo posso raccontare. Venite qui, scoprite. Venite qui, no, vale veramente la pena, sono sicuro, Sono sicuro che valga la pena. Quindi 1000 euro per vivere benissimo qui, con una bella turca giovane, potete sposarvi, fare figli, oppure con questo qui potete anche non sposarvi, e se non ve ne va più la cambiate. E nessuno vi dice niente, perché non sono quelle famiglie religiose, tradizionali, comunque sposano a 18 anni con un coetaneo. Ma sono donne così, singole madre singole, donne che sono venute dai paesini qui per vivere libere, per avere più piacere, per farsi più piacere, avete capito? Quindi venite qui a Trabzon, una bellissima città, e venite a vedere voi. Grazie per l'attenzione, come sempre, ciao a tutti.